Siamo figli della nostra epoca e con essa iniziamo a soffrire di patologie legate al mondo che ci circonda. Poco noto tra questi troviamo l'overthinking, detto anche pensiero ruminativo, un processo che assomma assieme forme diverse di stress e depressione in moltissimi individui banalmente è il pensare troppo, il rimuginare su eventi trascorsi o il riflettere eccessivamente su questioni delicate. Nelle sue forme lievi è un normale processo mentale, ma laddove si trasformasse in un circolo costante e senza fine, subentrerebbe la sua forma patologica, che conduce fisiologicamente ad un aumento del cortisolo, l'ormone dello stress, perpetuando un circolo vizioso di tipo ansiogeno. Dalla normale riflessione subentra quindi un processo ossessivo. Gli studi effettuati dalla dottoressa Susan Nolan-Oxema, psicologa presso l'Università Statunitense di Yale, che ha dedicato l'intera vita al pensiero ruminativo, dimostrano come ne siamo tutti più o meno affetti, ma con una percentuale maggiore nelle donne. Precisiamo e ribadiamo che un normale grado di riflessione e di valutazione dei propri trascorsi è salutare per la nostra psiche e può, ad esempio, condurre il soggetto verso comportamenti in grado di far evolvere l'individuo e, soprattutto, non ripetere un errore. Quando però la riflessione diventa ossessione e si direziona la propria attenzione unicamente verso la propria consapevolezza o alla perfezione, si giunge ad uno stato patologico. La presenza di un pensiero fisso finisce per mettere in secondo piano altri elementi che talvolta, per esigenze contingenti, si trovano in uno stato di priorità. Questo squilibrio di importanza può arrivare ad alterare profondamente la vita di un individuo, distogliendolo anche dalle priorità del quotidiano. Le relazioni più interessate da questa patologia sono ovviamente quelle interne alla famiglia, in cui i diversi ruoli di genitore, figlio, fratello, nonno, zio, generano infinite casistiche e problematiche, alle quali non si è sempre convinti di aver dato la risposta migliore o di aver agito nel modo più corretto. Un altro ambito in cui si sviluppa profondamente l'overthinking è la sfera sentimentale, in cui è difficile a volte trovare un equilibrio e intorno al quale per taluni soggetti o in alcuni casi si concentrano pensieri assillanti e ingiustificati. In questo caso, il rischio di alimentare problemi inesistenti o marginali, di innescare sospetti e fraintendimenti è veramente notevole. Occorre quindi la massima chiarezza reciproca, una notevole serenità interiore, il consiglio di una persona fidata e positiva, oppure cercare di distrarsi mentalmente e fisicamente per non pensare troppo allo stesso elemento. Come in ogni ambito della vita l'equilibrio è lo strumento migliore per vivere serenamente. A volte la pretesa di immedesimarsi completamente nell'altro o di interpretare alla perfezione ogni gesto, ogni parola e ogni pausa altrui può lasciare spazio anche a profonde incomprensioni o esagerazioni di negatività che non esistono. La ripetitività del pensiero nasce spesso anche da una frustrazione interna, da una insoddisfazione, da un senso di inferiorità o anche per ingiustizie vissute. Così troviamo l'overthinking anche nel mondo lavorativo, con tutto ciò che ne consegue. Molte volte sorge per il rammarico di non avere saputo rispondere per bene al momento adatto dinanzi ad accuse o affermazioni non gradite, oppure il semplice tarlo inserito da un'altra persona può portare a processi ruminativi e quindi all'overthinking. Non vi sono infatti solo la razionalità e il senso di responsabilità. A far scattare tali ruminazioni, in alcuni casi è presente un'esigenza insaziabile di vendetta, rivalsa o semplicemente di comprensione interiore. Per uscire da questo impasse occorre necessariamente smantellare la convinzione per la quale più si spremono le meningi, più ci si sofferma sulle cause del problema, maggiormente sarà possibile e capirle e sanarle. Non sempre questo è possibile. Tutto questo è talvolta anche sbagliato, infruttifero e addirittura può diventare patologico. Gli effetti sfociano da uno stato di mal di testa e ansia fino ad arrivare, nei casi più gravi, a forti forme di stress, insonnia, depressione e anche purtroppo uso di farmaci. Il fenomeno non deve essere sottovalutato, si può uscire da tale stato opprimente attraverso lo svolgimento di attività diverse, cambiando il proprio stile e le abitudini di vita, rinunciando al mito della perfezione e cercando di stimolare le endorfine attraverso l'attività fisica, così anche come ci insegnano le pratiche orientali attraverso processi meditativi, cioè concentrando e attivando la nostra mente su altre modalità dei processi ragionativi. La società moderna è oltremodo ingannevole e può portare a ridurre sensibilmente i periodi di riflessione spezzettandoli in modo sistematico e continuativo. L'individuo finisce così per immuginare più volte al giorno, senza avere però la lucidità e il tempo necessario per riflettere adeguatamente e consapevolmente sui fatti. La frammentazione della riflessione conduce poi quasi sempre a un nulla di fatto e a un ristagno sui concetti in cui il rammarico e l'immobilismo regnano incontrastati, per nulla portatori di soluzioni. La società moderna è allergica ai pensatori, ma è ben disposta nei confronti di iperpensatori o di quelle figure che si presentano come tali specie se si presentano come risolutori pubblici di problemi. Dobbiamo sempre ragionare con la nostra testa, ma attenzione a non trasformarlo in un processo patologico, il benessere che potremmo aver acquisito si trasformerebbe in un'arma a doppio taglio.